Eccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con i viceversa tarot e come avete già sicuramente notato appunto dall'inquadratura necessiterà di diverso spazio, questo proprio perché quest'oggi appunto andremo ad effettuare questa stesa con il Palazzo degli Dei, questo metodo molto particolare nonché molto affascinante che però ovviamente richiede molto spazio proprio perché prevede l'uso di ben 13 carte. Io l'ho già usato diverse volte sul canale e quest'oggi appunto lo utilizzeremo con questo meraviglioso mazzo che appunto permette anche di scorgere maggiori significati appunto di una carta, potendone analizzare a livello cromatico e iconografico sia la parte frontale che appunto anche il retro. Quindi torniamo un po' alle origini, ai mazzi più tradizionali, nonché comunque sempre molto belli e ovviamente molto importanti per una lettura tarologica. Allora ragazzi, quest'oggi che cosa andremo appunto a chiedere a questo meraviglioso mazzo di arcani? Come ho già fatto per quanto riguarda le stagioni precedenti, quindi appunto l'estate piuttosto che l'autunno, inverno 2024, nuove conoscenze, cambiamenti, scelte, ostacoli nella propria vita amorosa, sentimentale ed emotiva. So che ovviamente l'inverno è già iniziato il 22 dicembre, ma ho dato la precedenza ad altre pubblicazioni, quindi ad altri video. Per un video più generale e anche completo e quindi anche ovviamente più lungo, a cui ovviamente io stessa dovrò dedicare ovviamente molto più tempo, ho preferito appunto effettuarlo dopo questo periodo appunto di vacanze natalizie. Quindi ci riferiamo al periodo invernale, ossia grosso modo appunto ai prossimi 3 mesi, di conseguenza al lasso di tempo che appunto intercorre o ovviamente già intercorso dal 22 dicembre del 2023 sino al 20 marzo del 2024, che è appunto il periodo, la data che darà inizio appunto alla primavera, è la data di equinozio di primavera quest'anno proprio nel 2024, che appunto cadrà il giorno 20 di marzo. Quindi cerchiamo di capire in questi mesi che ci attendono appunto quali novità ci saranno ovviamente in amore. Ovviamente, vi ripeto, è una stesa molto completa che richiede appunto ben 13 posizioni, non vi anticipo ora ovviamente ogni singola posizione, nel momento in cui avrò già steso ovviamente le carte poi andremo a spiegarle una per una, d'accordo? Allora io inizio a mescolare il mazzo e come sempre per il principio di sincronicità chiediamo a questo meraviglioso mazzo, a chiunque si colleghi appunto su questo video, i prossimi 3 mesi, quindi grosso modo abbiamo detto verso appunto fine marzo, che cosa ci sarà, cosa accadrà di bello. Novità, conoscenze, cambiamenti, perché no, scelte importanti nella vostra vita per quanto riguarda, vi ripeto appunto, i prossimi 3 mesi circa, quindi il periodo prettamente invernale. Allora, perfetto. Allora,
Allora, come vedete io appunto cerco di sistemarle nel miglior modo possibile. Credo siano appunto ben visibili, anzi direi assolutamente di sì. Il mazzo lo appoggio qui. Dunque, appunto, possiamo iniziare la stesa. Ovviamente, ragazzi, viceversa, Tarot sicuramente, diciamo, tolgono un po' la suspense per quanto riguarda la lettura, proprio perché permettono comunque di scorgere chiaramente già delle novità. Direi, soprattutto verso la fase finale, diciamo, la parte alta della stesa, delle novità piuttosto piccanti. Quindi sicuramente questo inverno non sarà noioso per voi, già ve lo anticipo, perché c'è questo diavolo che emerge e troneggia tra l'altro su tutta la stesa, quindi direi che non vi annoierete assolutamente. Allora, quindi questa papessa direi che, seppur ovviamente cercando di contenere chiaramente l'impulso irrefrenabile e birichino ovviamente del diavolo, sicuramente non si annoierà questa meravigliosa papessa, cercando però ovviamente di essere il più saggio possibile, ovviamente. Non voglio però anticiparvi molto, però devo dire la verità che le carte del futuro sono già particolarmente belle. Tra l'altro sono carte che vanno oltre questi tre mesi, quindi già ve lo preannuncio, perché sia la papessa che il diavolo, in particolar modo il sette di denari, prevedono comunque uno sviluppo molto importante al di là comunque dei mesi ovviamente invernali che andiamo a vedere in questione. Però non anticipiamo molto, perché poi appunto vi spiegherò per bene posizione per posizione. Allora, comunque sappiate che ci sono delle ottime notizie. Allora, iniziamo però ad appunto inizio stesa, quindi la base di questo appunto palazzo degli dei, con delle carte particolarmente impegnative, ovviamente da un punto di vista emotivo. Iniziamo con la carta del passato, il passato più lontano, che può ovviamente riguardare qualche settimana fa, magari anche diversi mesi fa o anche qualche anno fa. E qui abbiamo il re di bastoni. Allora, sicuramente nella vostra vita c'è stato un uomo molto importante. Il re di bastoni è un uomo molto focoso, è un uomo anche importante, che può ricoprire anche una carica sociale di un certo peso. È un uomo in forte controllo, è un uomo di potere, vi ripeto, non soltanto da un punto di vista professionale, perché appunto parliamo di bastoni, ma è un uomo in controllo per quanto riguarda anche le proprie emozioni e i propri desideri. Questo comunque non toglie che sia un uomo fortemente passionale. Quindi, obiettivamente, qui abbiamo una figura, un'energia maschile già molto importante nella vostra vita. Quindi, questo re sicuramente potrebbe essere stato vostro marito, piuttosto che un vostro fidanzato, piuttosto che anche semplicemente, perché no, flirt, una piccola frequentazione che però per voi ha avuto un peso importante. Questa persona potrebbe esserci tuttora, però dato che è una figura che mi proviene nella posizione del passato più remoto, più lontano, evidentemente questa persona potrebbe non far più parte della vostra vita, viste anche soprattutto le carte successive, oppure potrebbe in qualche modo essere una persona che fa ancora parte della vostra vita, ma che obiettivamente non vi dà più tutte quelle certezze e quelle sicurezze che vi dava all'inizio. Quindi potrebbe essere, vi ripeto, un vostro compagno ufficiale, marito, fidanzato, convivente, ma potrebbe essere anche una persona che frequentate in una relazione clandestina, quindi potrebbe essere un uomo impegnato non con voi ufficialmente, ma con un'altra donna. Il re di bastoni può rappresentare individui che appartengono al segno o del leone o dell'ariete o del sagittario, proprio perché i bastoni si abbinano ai segni di fuoco, oppure potrebbe averne l'ascendente, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi tre segni zodiacali nei pianeti principali che strutturano la personalità, quindi Marte, Mercurio, Venere e Luna.
se avete occasione di controllare le effemeridi, ovviamente ragazzi, sapendo la data di nascita precisa di questa persona, compresa ovviamente di ora e minuti esatti di nascita, potreste ritrovarvi di fronte appunto ad una personalità, e quindi a un tema natale ricco di segni di fuoco. Per esempio, potrebbe avere contemporaneamente la Venere e Mercurio, per esempio, in Leone, piuttosto che in Ariete. Potrebbe avere l'ascendente in Sagittario. Quindi una persona arricchita, anzi direi meglio, una personalità arricchita dalla temerarietà, dal coraggio, dal essere particolarmente focosi, dalla passionalità, dall'atteggiamento acceso, vitale, energico nei confronti della vita, appunto tipico dei segni di fuoco. Quindi vi ripeto, un uomo che, venendomi in posizione positiva, è una persona che vi ha soddisfatto inizialmente in tutto e per tutto. Quindi è una persona che vi ha riempito il cuore, l'anima, e vi ha soddisfatto anche tanto il corpo, perché solitamente il re di bastoni rappresenta e ha appunto come rappresentante tra gli arcani maggiori l'imperatore. È ovviamente tra i re quello che si abbina meglio alla figura dell'imperatore, che ci parla dunque anche di passione, di sessualità molto intensa. Quindi qui c'è stato sicuramente un individuo che vi ha colpito e voi avete colpito questa persona. Per quanto riguarda l'età anagrafica, è un re, quindi non è più una persona particolarmente giovane, non è un ragazzino. Di solito i re hanno un'età anagrafica che si attesta grosso modo dai 40 in su, 40, 50, 55 anni, addirittura anche in su. Ok, quindi è una persona matura anagraficamente, però il re di bastoni non è maturo solo anagraficamente, è una persona che si mostra anche saggia e matura interiormente, quindi è una persona molto intelligente, molto pratica, molto concreta, che si perde poco in chiacchiere, cioè non è il re di coppe, quindi non è una persona disposta necessariamente a cantarvi tutte le sere la serenata, ok? Magari non vi porta nel ristorantino romantico per fare la cenetta tête à tête, ma vi dimostra quotidianamente, concretamente, che vi ama, che vi desidera, ok? Ma non è assolutamente un personaggio frivolo e non è una persona che si è avvicinata a voi solo per la sessualità. Quindi non è, per esempio, il classico re di denari, ok? Il re di bastone è una persona che desidera ma anche ama, quindi è una persona comunque importante per voi, che vi ha voluto bene. Trattandosi di bastoni, potrebbe essere una persona che o avete incontrato sul vostro posto di lavoro, perché magari per esempio siete colleghi di lavoro, oppure voi vi siete recate sul posto di lavoro di questa persona, cioè per esempio potrebbe essere il vostro consulente finanziario, il vostro personal trainer, ok? Quindi in qualche modo potreste esservi incontrati, diciamo, in un ambito, trattandosi appunto di bastoni, che può riguardare o l'ambito strettamente professionale o un ambito sportivo, proprio perché i bastoni parlano di movimento, quindi tutto ciò che riguarda appunto il benessere e comunque lo sport, il movimento. Quindi potreste per esempio essere parte di una stessa squadra, per esempio di pallavolo, potreste giocare a tennis insieme, oppure potreste esservi incontrati appunto nella stessa palestra, fare jogging insieme. Quindi è una persona con la quale voi condividevate molti punti, molti elementi, che ovviamente riempivano le vostre giornate. D'accordo? Quindi era una persona che vi faceva sentire appagate in tutto e per tutto. Era una persona che desiderava vedervi, che desiderava incontrarvi, perché comunque i bastoni ci parlano di comunicazione, ci parlano comunque di un movimento più veloce. Quindi non era una persona che si faceva aspettare, era una persona comunque veloce, una persona comunque risoluta. Quando voleva qualcosa, cercava di fare di tutto appunto per ottenerla. Vediamo però in questa posizione il passato più recente, quindi da qualche ora fa a pochi giorni fa, oppure a qualche settimana fa, al massimo. Vediamo un po', e qui abbiamo l'otto di spade. Allora, l'otto di spade in realtà
ci parla di perplessità, di pensieri, di preoccupazioni che sono insorte nella vostra mente, ma non perché siete impazzite, ma perché avete notato qualcosa o di questo re, ma probabilmente, ovviamente sì, perché comunque, ragazzi, le stese risentono di una logica, ok? Quindi c'è un qualcosa che non vi è più andata bene di questa persona e di conseguenza questa cosa ha iniziato a preoccuparvi, perché l'otto di spade ci parla proprio di preoccupazioni. Preoccupazioni che però effettivamente non erano così vincolanti, perché guardate, questa ragazza in realtà non è realmente legata, perché potrebbe comunque in qualsiasi momento slegarsi, proprio perché queste corde non sono ben tirate. Inoltre ha anche una spada che potrebbe utilizzare per tagliare le corde. Quindi, obiettivamente, vedete, la via di fuga questa ragazza ce l'avrebbe come. Però lei permane comunque bendata, con questo atteggiamento preoccupato, quasi sognante, quasi dimesso, quasi accettando una sorte avversa. Quindi sono accaduti alcuni fatti, alcuni avvenimenti che vi hanno un po' preoccupato, vi hanno reso particolarmente perplesse in riferimento proprio a questo re di bastoni o comunque all'andamento della vostra vita sentimentale. È come se in qualche modo voi vi foste un po' chiuse, ma non per reali obiettivi, grossi ostacoli, ma per qualcosa che voi avete percepito e per cui vi siete imposte delle autolimitazioni. Cioè, l'otto di spade non è la carta del sette di spade o del cinque di spade, che ci parla di nemici. Sette di spade, nemici. Cinque di spade, rivali. Quindi, situazioni direi piuttosto pericolose. L'otto di spade è più similare al nove di spade, quindi preoccupazioni che vi hanno anche portato magari a dei momenti di poco equilibrio emotivo, anche di stanchezza, di debolezza fisica, proprio dovute comunque ad una sorta di rimuginare continuo su determinate situazioni che non vi quadravano più. C'era qualcosa che non vi tornava e che non vi soddisfaceva più e che quindi in qualche modo vi ha fatto un po' chiudere in voi stesse e probabilmente anche alla relazione con quest'uomo. O comunque non vi ha permesso di aprirvi del tutto alla presenza magari di altre persone. Quindi l'otto di spade ci parla di piccoli conflitti, magari piccoli litigi, che però non rappresentano comunque qualcosa di fortemente negativo, ma che voi avete visto, a cui avete dato una lettura, più preoccupata probabilmente del dovuto. E quindi chiaramente questo vi ha imposto un fermarvi. Quindi vi siete un po' fermate. Vedete? Questa ragazza è seduta e non si sta muovendo, non sta facendo nulla per cercare in qualche modo di slegarsi, perché preferisce guardarsi dentro, fermarsi, non agire più, riflettere, riposarsi, per cercare di capire bene se e quando sarà il momento di togliersi le bende. Quindi è come se in questo, diciamo, passato più recente, voi abbiate sentito proprio la necessità un po' a volte di staccare la spina, perché ci sono stati, vi ripeto, fatti o persone che non vi sono piaciute, non vi hanno soddisfatto, c'era qualcosa che non vi quadrava. Tra l'altro l'otto di spade ci parla anche di pettegolezzi, quindi potreste in qualche modo aver scoperto delle piccole menzogne o potreste essere stati per esempio al centro di appunto maldicenze, pettegolezzi appunto. Quindi ci sono state delle persone che potrebbero aver parlato troppo, parlato a vanvera, e questo vi ha un po' deluso. Più di una persona, Quindi potreste, diciamo, essere state un po' scontente, però non solo, da un punto di vista sentimentale, perché l'otto di spade ci parla comunque di un mentale affaticato, ma il mentale si può affaticare per più aspetti, quindi non solo per l'aspetto emotivo. Anche, per esempio, potreste aver avuto problematiche finanziarie, problemi anche di salute, mi auguro di no, però potrebbe anche riguardare questo. Oppure, appunto, problemi che riguardano la vostra professione o il rapporto con questo re di bastoni, che iniziava a scricchiolare.
Difatti, nella carta del presente abbiamo appunto il 3 di spade. Guardate, il 3 di spade ci parla proprio di una situazione comunque di chiusura. E difatti poi questo ci viene confermato anche dal 10 di spade. Possiamo leggere contemporaneamente queste due carte proprio perché rappresentano il presente e la modalità con la quale voi vi state in qualche modo appunto affacciando al vostro presente. Quindi con questo 10 di spade. Questo perché? Perché obiettivamente voi con alcune persone, alcune situazioni, avete proprio deciso di chiudere. Perché il 3 di spade e il 10 di spade ci parlano proprio di chiusura. Ci possono parlare di chiusura dovute anche ad un tradimento. Perché il 3 di spade ci parla di una triangolazione. Il 10 di spade, vedete, questo soldato è stato più e più volte pugnalato appunto alle spalle. Quindi potreste esservi sentite, diciamo, tradite nella fiducia, non solo praticamente, ma anche proprio nelle aspettative, o proprio da questo re di bastoni, oppure, vi ripeto, da altre persone, da altre situazioni e frequentazioni che voi paragonate spesso a questo re di bastoni e che vi rendete conto non essere all'altezza. O potreste aver chiuso una storia, chiuso una frequentazione, interrotto un matrimonio, oppure in qualche modo essere in via di separazione, di divorzio, di allontanamento da una o più persone. Quindi qui c'è stata proprio una volontà, modello tagliola praticamente, di allontanarvi da determinate situazioni o persone. È come se in qualche modo voi nel presente aveste deciso di chiudere e tagliare i rami secchi, perché siete anche un po' stanchi, avete voglia di cambiamento. 10 di spade è ovviamente a livello numerale l'ultima carta degli arcani minori di spade, quindi rappresenta la chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Cioè voi avete voglia di ricominciare, perché vi ripeto, 3 di spade, c'è qualcuno che vi ha deluso. C'è qualcuno che, vedete, ha ferito il vostro cuore. C'è ovviamente in voi ancora la speranza, chiaramente, che possa rinascere qualcosa. Questo sicuramente sì. Ma non vi fidate più di questa persona o di queste persone. È come se in questo momento, nel presente, voi steste cercando di capire bene i pro e i contro o di una situazione o di più di una situazione, o quali possano essere le caratteristiche realmente giuste e pregnanti per voi del vostro uomo ideale. Cioè avete veramente voglia di chiudere con situazioni inutili, avete voglia di cambiamento. Quindi obiettivamente questa prima parte di stesa ci va a confermare la domanda iniziale. Ci saranno novità? Ci saranno cambiamenti? Perché è questo quello che voi volete. Un cambiamento. Delle novità. Siete un po' stanche effettivamente. Evidentemente di in qualche modo essere anche coinvolte. Magari nella stessa tipologia di relazione. O comunque con persone che hanno sempre le stesse caratteristiche. O in storie che finiscono sempre allo stesso modo. Magari appunto con persone impegnate che obiettivamente sembra vogliano comunque lasciare la compagna ufficiale e poi ovviamente non compiono mai il grande passo. Quindi qui ci sono delle situazioni che, vi ripeto, inizialmente vi hanno destato del sospetto, ma che poi vi hanno portato addirittura a pensare di chiudere e addirittura a effettuare una chiusura. Quindi, vi ripeto, potreste comunque aver allontanato dalla vostra vita una o più persone che potreste aver conosciuto, vi ripeto, in ambito professionale, piuttosto che sui social, o persone che potreste aver incontrato, per esempio, nella vostra vita quotidiana. Quindi ci sono delle frequentazioni, anche semplicemente le classiche chat social, che avete deciso di chiudere, di eliminare. State cercando di scremare per portare alla luce quelle che sono le persone realmente importanti da tenervi al vostro fianco e persone invece che non hanno assolutamente valore. E vi ripeto, potreste aver chiuso anche con degli amici, con dei parenti, con delle persone che per voi erano deludenti e dalle quali vi siete sentite comunque tradite, non capite. Quindi avete deciso di chiudere un rapporto, o anche più di uno, vi ripeto. Quindi avete un atteggiamento molto severo. O comunque, vi ripeto, avete voglia di ricominciare. Avete voglia di chiudere un ciclo per ripartire. Per riprendere, perché qui ci sono state, vi ripeto,
più di una persona, o una in particolare, che vi ha veramente deluso. Vi ha ferito, comunque vi siete sentite, vi ripeto, tradite o anche umiliate. Quindi avete deciso, in qualche modo, di chiudere questi rapporti, che non vi davano più nulla. Perché le spade rappresentano un mentale affaticato, che però obiettivamente, in qualche modo, cerca di ragionare troppo sul nulla, perché qui obiettivamente non c'era più sostanza, qui non c'è un asso di coppe, non c'era un 10 di coppe, ok? Quindi qui c'erano delle situazioni che evidentemente si trascinavano, ma che già iniziavano a non piacervi più, perché qui abbiamo l'8 di spade. Quindi già voi iniziavate in un passato appunto più lontano ad avere comunque il sentore che ci fosse qualcosa da dover cambiare nella vostra vita. Ad oggi avete deciso di cambiare. Quindi o questo cambiamento lo avete già messo in atto, avete già chiuso, o avete intenzione di chiudere, quindi a breve potreste proprio comunicare la vostra decisione a una o più persone, o potreste comunque effettuare un cambiamento che però include la chiusura di un rapporto o anche semplicemente di diverse conoscenze per poter in qualche modo ricominciare completamente da capo. Quindi o è già avvenuto oppure questa cosa evidentemente avverrà a breve, anche perché voi sapete ragazzi che in tarologia le carte che si riferiscono al presente non ci parlano del presente tout court, ma ovviamente possono anche riferirsi ovviamente ad un futuro immediato, quindi tra qualche giorno, massimo tra qualche settimana. Quindi sicuramente avrete l'intenzione, vi ripeto, di chiudere delle conoscenze. Ci sono delle persone, delle situazioni, delle frequentazioni che non vi interessano, non vi interessano più se non altro, e quindi avete intenzione di chiudere queste situazioni. Vediamo a questo punto, in questa posizione appunto mediana, queste due carte, i problemi o i blocchi che impediscono comunque a voi di avere ciò che volete o comunque di agire, cioè che cosa obiettivamente vi può portare un po' a rallentare questo momento importante di cambiamento. Allora, qui abbiamo la regina di coppe, che ovviamente siete voi, ed infine abbiamo la carta dell'eremita. Allora, voi sapete che in tarologia ogni arcano appunto ha il proprio ruolo ben preciso. La regina di coppe e la regina di bastoni rappresentano la consultante, la regina di spade e la regina di denari rappresentano l'altra o un'ipotetica rivale. In questo caso, che cosa fa effettivamente da ostacolo? L'eremita, quindi il comportamento, d'accordo severo, è giusto da parte vostra, quindi chiudere delle situazioni che non fanno più per voi, va benissimo. Ma essere troppo chiusa alla novità, eremita, questo vi può portare ad allontanarvi da delle situazioni che potrebbero invece diventare molto importanti, perché l'eremita ci parla comunque a volte di un po' di isolamento, quindi magari ad esempio il rifiutare nuove conoscenze, non accettare per esempio l'invito di alcune amiche per trascorrere del tempo per esempio all'aria aperta, piuttosto che in un nuovo locale, piuttosto che frequentare una nuova palestra, un nuovo corso di hip hop, entrare a far parte di una nuova squadra, per esempio appunto di pallavolo. Quindi in realtà, in questo caso, quello che vi viene consigliato è di aprirvi invece al nuovo, cercando di non esagerare con l'andare a rimuginare sul passato, perché l'eremita svolge un ottimo lavoro, perché vedete, illumina con la propria lanterna, che rappresenta metaforicamente la razionalità, appunto illumina il futuro, ma guarda anche indietro per poter cercare di capire cosa non è andato bene. Però in questo caso gli arcani vi stanno dando un consiglio: d'accordo ragionare, d'accordo riflettere, d'accordo dare spazio alla razionalità, ma mi raccomando, cercate di non mortificare eccessivamente comunque le nuove conoscenze, la novità. Cercate di guardare il meno possibile al passato,
cercate di andare avanti e guardare solo verso il futuro, come fa questo eremita, cercate di lasciarvi alle spalle tutto ciò che obiettivamente non è andato bene sinora, perché voi siete una regina di coppe. La regina di coppe ha come necessità l'amore, ha bisogno di essere amata, ha bisogno di amare. La regina di coppe ha bisogno di una coppa colma e stracolma di amore, di desiderio, di passione. Ha bisogno di essere coinvolta in situazioni che siano il più possibili forti, intense, passionali, focose. Quindi mi raccomando, non ponetevi in maniera eccessivamente razionale nei confronti di situazioni completamente nuove. Cioè non andate a bloccarle per magari paura che possano comunque ricapitare situazioni come quelle avvenute nel passato. Ragazzi, il passato è passato, altrimenti non si definirebbe tale. Ciò che conta è il presente e ovviamente il futuro, che si costruisce dal presente. Quindi cercate sempre, ovviamente, di vivere le vostre giornate pensando ad oggi, a quello che vi fa stare bene, a quello che vi scalda il cuore. Quel sorriso, quella battuta, quel corteggiamento di cui magari avete ancora proprio bisogno. Ecco, non fatevelo mancare. Basta pensare al passato. Basta pensare a queste persone. Chiudiamo con il passato. Le persone del passato vi hanno deluso? Chiudiamo. Le persone del passato vi hanno tradito? A maggior ragione chiudiamo. Vi hanno ferito? Chiudiamo. È giusto il vostro comportamento, è giusto il vostro atteggiamento nei confronti di persone che non vi hanno capita, non potevano darvi altro, avete fatto bene. Ma obiettivamente qui bisogna andare avanti. Quindi cercate di vivere quelle situazioni che possano in qualche modo portarvi a maggior serenità, a vivere con maggiore apertura l'amore, nuove conoscenze e quindi anche nuove situazioni. Quindi non ritornate troppo sul passato. Cercate di non razionalizzare troppo le vostre emozioni, le conoscenze. Ma questa persona cosa vuole veramente da me? Lo scoprirete man mano. Quindi cercate di non farvi fagocitare da delle paure, da delle apprensioni, che vi derivano sicuramente da un passato deludente. Certamente, questo capita a tutti, ragazzi, è capitato anche a me. Ma arriva un momento in cui poi bisogna agire e reagire. Le persone non sono tutte uguali, quelle che si possono incontrare, tantomeno non è detto che si debbano incontrare per forza anime gemellari alle precedenti, alle persone che avete conosciuto in passato, d'accordo? Quindi cercate comunque di aprirvi con maggior ottimismo, non chiudetevi al nuovo. D'accordo riflettere, d'accordo la razionalità, ma esiste anche l'istinto, esiste anche comunque il piacere. Consiglio che, a mio avviso, visto poi quel diavolo, sicuramente, evidentemente, prenderete assolutamente alla lettera. Perfetto. Però io ovviamente vi devo spiegare tutte le posizioni, d'accordo? Allora, in questa posizione abbiamo appunto la carta del 3 di coppe, che rappresenta appunto ciò che voi vorreste. Che cosa vi ho detto? La regina di coppe di che cosa ha bisogno? Ve l'ho detto poco fa. Ha bisogno di amore, ha bisogno di passione, ha bisogno di divertimento. Questa bellissima ragazza che cosa sta facendo? Sta cercando di bere, vedete, da più coppe. Quindi sta cercando di divertirsi sfruttando la presenza di un numero maggiore di persone che possano comunque aiutarla in questo percorso di cambiamento, ad uscire da questa situazione presente così, diciamo, inopportuna, inappagante. Quindi il 3 di coppe ci parla di divertimento, ci parla di nuove conoscenze, ci parla di flirt, ci parla di uscite, ci parla di serate con le amiche piuttosto che con nuove conoscenze, ci parla di comunicazioni, perché le carte di grado 3 parlano appunto di chat, messaggi, appunto inviti, di coppe, quindi parliamo d'amore, quindi voi avete voglia
di divertirvi, avete voglia di respirare aria nuova. Avete voglia di gruppalità, quindi di allontanarvi da situazioni di isolamento, di solitudine. Avete voglia di aprirvi al nuovo, anche se molteplice, quindi portare avanti più conoscenze. Perché no? Per poter poi decidere, ovviamente, quale sia la conoscenza migliore. Quindi il 3 di coppe ci parla di una volontà di rinascita, un'evoluzione. Le carte di grado 3 parlano di evoluzione. Avete voglia di superare la fissità delle carte di grado 2, il 3 di coppe arriva dal 2 di coppe, quindi avete voglia di superare una stagnazione che in questo caso è stata deleteria. Quindi anche nel caso in cui voi foste, per esempio, appunto ancora impegnate, sposate, ecco perché vi dicevo che avete voglia di chiudere queste situazioni, perché avete voglia di aprirvi al nuovo. Avete voglia di respirare aria nuova. Avete voglia di novità, di conoscere nuove persone. Vi ripeto, di vita all'aria aperta, di divertirvi, di svaghi. Svaghi che colmino il corpo, il cuore e l'anima. In questa posizione, che è ovviamente una carta bellissima, proprio perché ovviamente è appunto la carta della morte, tredicesimo arcano maggiore, l'arcano senza nome, rappresenta ciò che voi dovreste fare. Quindi il vero e proprio consiglio degli arcani. Cosa vi ho detto, ragazzi, sino ad ora? Chiudere con il passato. Quindi quello che avete iniziato qui, quindi questo grande cambiamento che avete voglia di apportare nella vostra vita, ebbene, gli arcani vi consigliano, sì, portalo avanti. Devi chiudere con il passato. Il passato rappresenta qualcosa che sino ad ora non ti ha fatto bene. Rappresenta qualcosa dei rami secchi, la morte appunto, che necessita una rinascita. Quindi nel caso in cui voi abbiate ancora delle situazioni sfilacciate, delle conoscenze che non vi soddisfano, chiudetele, apritevi al nuovo, datevi la possibilità ovviamente di conoscere nuove persone, di frequentare anche posti nuovi in realtà, la carta della morte. Quindi di, per esempio, come vi dicevo io prima, frequentare una nuova palestra, un nuovo gruppo di svago, nuovi locali, anche un nuovo gruppo amicale, perché no? Cercate di aprire i vostri orizzonti, perché la morte ci parla di chiusura, che però prevede ovviamente una riapertura. Ecco perché l'arcano della morte è un arcano molto bello, contrariamente a quanto possa far appunto pensare il nome stesso. Rappresenta proprio la rinascita, quindi il ripartire completamente da una situazione che appunto possa poi portare appunto ad un nuovo orizzonte. La morte può spaventare, certamente sì, perché sicuramente tagliare col passato può non essere semplice. Nel caso in cui, per esempio, siate persone sposate, impegnate, magari anche con figli, è normale che la situazione sia delicata, ma molto delicata. Ma dovete iniziare questo cammino, perché voi ve la meritate la felicità, ragazzi, io lo ripeto sempre. I cambiamenti sono obbligatori nella vita, nulla rimane uguale. Non si può rimanere nella stessa condizione a vita, ok? Quindi arriva un momento poi della nostra esistenza in cui il cambiamento è obbligatorio e poi magari può essere anche più traumatico. Ecco perché si invita sempre comunque ad effettuare gradualmente il cambiamento, però facendo in modo che le redini di questo cambiamento ce l'abbia in mano il soggetto. Quindi senza in qualche modo lasciarsi agire dalla vita, perché poi alcuni cambiamenti sono necessari. Ma un conto è apportare volutamente, con razionalità e con gradualità, un cambiamento, un conto è un cambiamento che avviene in maniera inaspettata proprio perché si è temporeggiato troppo. Quindi cercate di non procrastinare certe scelte, certe decisioni. La carta della morte ci parla proprio di questo, della necessità di ricominciare da capo. Perché? Perché la carta della morte ci parla di un nuovo inizio. Quindi già inizio ovviamente a darvi delle delucidazioni interessanti sul futuro, in particolar modo sulle successive 5 carte che sono una più bella dell'altra. Quindi
ovviamente questa carta, la carta della morte, rappresenta non soltanto a livello esperienziale e cartomantico la chiusura del passato per aprirsi a nuovo, ma anche in questa stesa, guardate, carte piuttosto negative che riguardano appunto il passato e il presente, sino alla carta della morte che poi ci apre ad un futuro totalmente differente. Quindi, nel momento in cui voi riusciate ad andare proprio a chiudere con delle situazioni pesanti del vostro passato, delle situazioni inutili, ragazzi, parliamoci chiaro, perché la morte ci parla di rami secchi, quindi situazioni, vi ripeto, trascinate e inutili, in questo caso voi andrete comunque ad aprirvi a qualcosa di nuovo, perché la morte prevede l'inizio, subito successivo, di una nuova vita o di una nuova conoscenza. Quindi c'è già in arrivo un'altra persona, un'altra situazione. Ecco, cercate, come appunto vi ho detto sino ad ora, di non, mi raccomando, mai chiudere la possibilità a questa persona, a questa nuova esperienza che arriverà, di ovviamente farvi e farsi conoscere, mi raccomando, perché vi ripeto che qui sta già arrivando un'altra persona, c'è già, guardate quel meraviglioso cavaliere di coppa, eh? Quindi qua c'è già, d'accordo? Quindi la possibilità di godere di questo meraviglioso tre di coppe c'è, d'accordo, in tutto e per tutto, quindi basta semplicemente cercare ovviamente di vivere, vi ripeto, il presente in modo da avere ben chiari i vostri obiettivi, ragazzi, soprattutto le vostre necessità, perché io lo ripeto sempre, voi avete un ruolo nella vostra vita che è quello innanzitutto di proteggere voi stesse, di tutelare il vostro cuore, quindi alla sofferenza avete anche già dato in passato, delusioni, persone sbagliate, direi che con questo 8 di spade, 3 di spade, 10 di spade, insomma, qui persone deludenti ce ne sono state parecchie. Cercate obiettivamente di porre un freno a queste situazioni e non concentratevi a livello mentale troppo, vi ripeto, sul passato. Quello che è stato è stato. Qui c'è un bellissimo futuro che invece vi aspetta. Infatti in questa posizione, che come potete appunto notare è il decimo arcano maggiore, quindi rappresenta appunto la ruota di fortuna, ecco qua, che cosa rappresenta appunto questa posizione? Rappresenta l'ambiente di lavoro, quindi l'ambiente professionale. Nel vostro ambiente professionale o anche, ragazzi, nell'ambiente professionale dell'altra persona, che quindi voi andrete a conoscere, voi appunto incontrerete quest'altra persona che ovviamente per voi diventerà particolarmente importante. La ruota di fortuna ci parla proprio del sentirsi appunto fortunate. È come se la vostra vita d'improvviso cambiasse, i fatti e gli eventi subissero una sorta di accelerazione e voi vi sentiste appunto premiate dalla sorte dopo tanto patire. Quindi c'è la possibilità, vi ripeto, o sul vostro ambito professionale o su quello dell'altra persona, di conoscervi, oppure potreste essere colleghi, potrebbe in qualche modo essere assunto un nuovo collega di lavoro, oppure un nuovo collega potrebbe entrare a far parte del vostro stesso staff. Di conseguenza, qui c'è una new entry importante, quindi una persona molto valida che, vi ripeto, vi darà proprio quella sferzata d'aria fresca di cui avevate bisogno, perché proprio parliamo della ruota di fortuna. Però, ragazzi, la ruota di fortuna non ci parla di una persona sola, ci parla anche di più conoscenze, cioè voi potreste conoscere più di una persona, tutte, tutto sommato, piuttosto valide, quindi molto diverse dalle situazioni deludenti del passato, d'accordo? Quindi in realtà la carta della ruota di fortuna è una carta molto bella, perché esattamente come la carta della morte ci parla di un cambiamento, la morte di un cambiamento però agito da parte appunto del soggetto. Mentre la ruota di fortuna ci parla anche di una piccola mano che ogni tanto non guasta, ovviamente, da parte del karma, che quindi vi farà incontrare la persona giusta al momento giusto. Ecco perché voi vi sentirete particolarmente fortunate, proprio perché obiettivamente con questa persona inizierà sin da subito una frequentazione, cioè vi piacerete sin da subito, comunque con queste persone
vi renderete conto esserci tanto feeling e questa situazione vi farà molto piacere. La ruota di fortuna, tra l'altro, a livello di, diciamo, tempistiche, è una carta piuttosto veloce, proprio perché grosso modo ci parla di eventi che in qualche modo si possono realizzare da pochi giorni a 4 mesi al massimo. Quindi obiettivamente, sicuramente entro questo periodo invernale, quindi entro grosso modo i prossimi 3 mesi, conoscerete effettivamente una o più, vi ripeto, persone, ma una in particolare, che sarà per voi un incontro veramente determinante. Tra l'altro la ruota di fortuna è anche abbinata proprio all'inverno, in particolar modo al mese di gennaio. Di conseguenza, chiaramente, potreste proprio fare questa nuova conoscenza in questo mese ed è abbinato ai segni zodiacali della Vergine e della Capricorno. Quindi voi potreste conoscere una persona che appunto potrebbe essere un segno di terra, quindi appartenere alla Vergine o al Capricorno, oppure averne l'ascendente. D'accordo? Quindi vi ripeto, tempi di realizzazione velocissimi con una persona molto molto importante. Quindi sicuramente un incontro determinante che ovviamente porterà grande soddisfazione. Quindi sicuramente questo momento di chiusura qui arriva, vi ripeto, sicuramente qualcun altro. Quindi ci sarà proprio uno sblocco di questa situazione pesante, stagnante, un grande progresso, un avanzamento per quanto riguarda proprio la vostra situazione e condizione appunto sentimentale ed emotiva. Per quanto riguarda invece appunto l'ambiente familiare, quindi ambiente amicale, amici che conoscete da diverso tempo, luoghi che frequentate appunto quotidianamente, anche in questo caso direi che ci sarà un arrivo importante. Qui abbiamo un bellissimo cavaliere di coppe. Allora, il cavaliere di coppe può rappresentare sia una persona nuova che anche una persona che torna dal passato, perché i cavalieri non si spostano ovviamente solo a livello pratico nello spazio, ma anche nel tempo. Quindi potrebbe essere una persona che torna dal passato, in particolar modo proprio il re di coppe, che ci parla appunto di una persona che potrebbe tornare chiedendovi perdono, una persona che potrebbe appunto avervi già deluso, potrebbe in qualche modo non essersi proprio comportata con voi in maniera totalmente limpida, ma potrebbe essere tornata da voi, cambiata questa persona. Perché difatti il cavaliere di coppe è una persona sicuramente, ovviamente, molto attratta da voi, ma è anche una persona che prova del sentimento, perché è un cavaliere, quindi una persona che vi vuole bene, è una persona che ci tiene molto a voi, una persona che vi stima, una persona che vi apprezza. Oppure, vi ripeto, è una persona totalmente nuova che però veramente proverà un colpo di fulmine incredibile nei vostri confronti. Il cavaliere di coppe è più giovane, ovviamente, come tutti i cavalieri, rispetto ad esempio a questo re. Quindi è una persona che a livello anagrafico potrebbe avere grosso modo dai 30-35 anni, 40-45 anni, non di più. Inoltre è un cavaliere di coppe, quindi potrebbe appartenere ai 3 segni d'acqua, quindi il mio cancro, oppure appunto lo scorpione, piuttosto che i pesci, oppure avere l'ascendente in uno di questi 3 segni, così romantici, perché siamo tremendamente romantici, in particolar modo veramente il cancro, oppure avere, come vi dicevo appunto prima, con il re di bastoni, un tema natale ricco proprio di questi 3 segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, quindi appunto Venere e Luna e Mercurio e Marte. Quindi per esempio potrebbe avere l'ascendente in pesci e potrebbe avere Luna in cancro e Venere in scorpione, di conseguenza un mix perfetto di erotismo, sensualità e passione, ma anche di grande emotività. Quindi una persona assolutamente romantica e devota, quindi che si mostrerà sin da subito molto presa da voi. Parliamo di un cavaliere di coppe, quindi una persona fisicamente molto piacente, che potrebbe appunto attrarvi
Ma non attrarre solo voi, quindi potrebbe essere una persona che potrebbe piacere anche a più di una persona. Quindi vi ripeto, anche in quest'ambito, quindi ambito familiare, amicizie datate o comunque luoghi che conoscete già da diverso tempo, potreste conoscere una nuova persona, oppure potrebbe appunto esserci il ritorno di una persona del vostro passato, però totalmente cambiata, quindi una persona che non c'entra nulla con queste persone che vi hanno deluso e probabilmente continuerebbero appunto a deludervi. Inoltre, un'altra caratteristica, secondo me, molto importante del cavaliere di coppe è il fatto che questa persona sia potenzialmente single, perché generalmente sono i re ad essere appunto impegnati, mentre appunto il cavaliere di coppe, come tutti i cavalieri, generalmente non sono impegnati, quindi appunto sono single. Quindi fino ad ora avrete capito che obiettivamente non vi annoierete assolutamente, proprio perché, vi ripeto, sia nell'ambiente professionale o vostro dell'altra persona, che anche per quanto riguarda gli ambienti che frequentate comunemente e quotidianamente, qui ci saranno delle novità importanti. Addirittura, vi ripeto, emerge in particolar modo questo cavaliere di coppe, quindi una persona che veramente sarà immediatamente attratta da voi e proverà un sentimento importante per voi, d'accordo? Arriviamo alle ultime tre posizioni. Allora, in questa posizione abbiamo la linea di tendenza futura, ossia a cosa andrete incontro, a cosa va incontro il consultante entro ovviamente breve tempo, a prescindere dalle sue azioni. Quindi che cosa il karma fondamentalmente gli porrà dinanzi? Quindi qual è fondamentalmente la strada che ovviamente si troverà di fronte a sé? Anche nel momento in cui voi non andiate più di tanto ad accelerare questi tempi di cambiamento e di chiusura nei confronti del passato. Qui abbiamo un futuro splendente, qui abbiamo la carta del 7 di denari, che è la carta appunto dell'investimento, ma è una carta di investimento a lungo termine. Come vi dicevo all'inizio stesa, infatti, il 7 di denari è una carta molto bella, ma è anche una carta molto lunga, a livello proprio di tempistiche, quindi va a superare, a mio avviso, i 3 mesi, sicuramente, perché è una carta che ci parla proprio di un successo, ovviamente in ambito chiaramente sentimentale, perché la stesa ci parla appunto di questo come soggetto i sentimenti, quindi un grande successo che sicuramente sarà per voi duraturo nel tempo e che quindi rappresenterà un investimento per il futuro. Cioè, mi spiego. Queste persone che voi potreste andare ad incontrare nel vostro ambito professionale o questo cavaliere di coppe potrebbe diventare talmente importante e potreste creare delle storie talmente belle e durature che potrebbero appunto andare oltre il periodo meramente invernale per diventare qualcosa di molto più importante, vedete, rispetto al futuro. Quindi qui si sta parlando di frutti che verranno raccolti, però vi ripeto, tra diverso tempo, quindi tra diversi mesi, quindi non entro l'inverno, qui si sta parlando anche della primavera o anche addirittura verso l'estate, di un nuovo rapporto che voi andrete a creare. Quindi attenzione bene, ragazze, a queste nuove persone che voi andate a conoscere, in particolar modo a questo cavaliere di coppe, che rappresenterà un individuo talmente importante per voi che obiettivamente rappresenterà effettivamente un grande successo. Un successo che voi vi porterete ovviamente dietro per molto tempo. Quindi non saranno soltanto, diciamo, delle conoscenze mordi e fuggi, ma qui abbiamo degli investimenti veramente proficui. Quindi il 7 di denari ci parla proprio di speculazioni, in questo caso ben fatte, di successo, di buoni affari, ovviamente in amore. Quindi è chiaro che tutte queste nuove conoscenze contribuiranno proprio ad andare ad incrementare la vostra felicità. Quindi passo dopo passo voi costruirete una nuova storia e quindi tutte le difficoltà che vi arrivano dal passato verranno completamente, ovviamente, cancellate. Ragazzi, anche nel momento in cui voi siate impegnate,
pensate, ma è impossibile che io riesca a voltare pagina. Guardate che qui è in arrivo qualcosa di importante. E quindi ci saranno, vi ripeto, ottimi raccolti. Tutto ciò, recita la carta del 7 di denari, che verrà intrapreso è destinato a crescere. Basta solo, vedete, attendere, come sta facendo quest'uomo. Ma voi i vostri frutti li raccoglierete. Però vi ripeto, non è entro l'inverno, a mio avviso, perché il 7 di denari parla di tempistiche un po' più lunghe, quindi diversi mesi. Quindi tra le persone, vi ripeto ragazzi, che voi andrete a conoscere, c'è la persona giusta, c'è la persona con la quale voi andrete a creare la storia, non una storia, la storia. D'accordo? Allora, ultime due posizioni. In questa posizione, con questo meraviglioso diavolo che appunto troneggia, abbiamo gli aiuti esterni, quindi da amici, parenti, cioè che cosa in realtà appunto il karma vi porrà dinanzi e che potrà in qualche modo scuotere un po' la situazione. E qui abbiamo il diavolo, quindi sicuramente qui la situazione verrà scossa e come? Proprio perché, obiettivamente, la carta del diavolo ci parla di un legame che potrebbe nascere, però inizialmente non proprio libero. Quindi, vi ripeto, perché voi sarete comunque ancora impegnate e quindi non ve la sentirete sin dall'inizio, per esempio, di mollare tutto e ricominciare da capo, oppure anche nel caso in cui voi siate single, comunque avrete un po' di titubanza, sicuramente, ve lo dicevo comunque con questo eremita, avrete comunque sempre un po' la tendenza a razionalizzare determinate situazioni, ma questo non vi impedirà, comunque vi ripeto, di essere felici, perché il diavolo ci parla di grande passione. Guardate ragazzi che il diavolo in accezione positiva, come in questo caso, non rappresenta nulla di assolutamente negativo, anzi, vi ripeto, il diavolo ci parla proprio di una conoscenza o anche più di una, quindi avventure assolutamente pepate, nuovi incontri passionalmente esaltanti, vi ripeto, anche rapporti extraconiugali molto intensi, fondati molto sul piacere fisico, ci sarà un'attrazione fortissima con determinate persone, ecco appunto con questo cavaliere di coppe, come vi dicevo appunto poco fa, che potrebbe appunto avere un tema natale ricco dei tre segni d'acqua, quindi fascino, passione, attrazione, una sessualità anche a volte fuori dagli schemi comuni, cioè voi farete cose che probabilmente non avete mai immaginato di poter sperimentare con questa persona, quindi ci sarà sicuramente una grande conquista. E questo vi permetterà un'auspicata liberazione da un legame ormai indesiderato, che probabilmente il soggetto della stesa non ha mai avuto il coraggio di troncare. Quindi in realtà il diavolo darà proprio quella mano in più, quel coraggio in più per decidere, ok, questo è quello che voglio, voglio ricominciare a vivere, a provare, a sentire, ad emozionarmi, voglio ricominciare a godere di momenti, di persone, voglio sentire di nuovo quell'energia che nasce dal magnetismo con un altro corpo, con un'altra persona. Quindi è chiaro che qui conoscerete una persona che avrà un impatto pazzesco su di voi, una persona che vi porterà anche a bruschi cambiamenti, anche a comportamenti a volte rischiosi, perché in realtà il diavolo ci parla anche di rischi. Ma rischi che verranno però brillantemente e con successo superati. Il diavolo, ragazzi, ci parla anche, come vi dicevo prima, quando appunto vi ho parlato dell'eremita, di mettere un po' da parte l'etica e la moralità. Cioè, in qualche modo voi vi stancherete talmente tanto di seguire evidentemente un registro che deciderete di non dilungarvi in valutazioni di ordine morale, di lasciarvi andare alla passione. E questo vi farà vivere un desiderio fortissimo, che fungerà proprio, vi ripeto, da stimolo, da propellente, e sarà un momento veramente importante della vostra vita. Quindi supererete ostacoli che magari sino ad ora avete ritenuto veramente insuperabili, insormontabili, vi libererete da rapporti pesanti, soffocanti,
ma agirete con coraggio, con temerarietà, con audacia, anche rischiando. Disprezzerete quasi il pericolo. Avrete una volontà indomita, ma perché non riuscirete più a dire di no all'istinto? Perché qui c'è un magnetismo pazzesco con una determinata persona. Quindi un'occasione che voi andrete ad afferrare al volo, che vi ripeto inizialmente potrebbe essere comunque gestita con mezzi un po' poco puliti. Quindi nuovi incontri, nuovi rapporti, dove c'è una forza fisica molto importante e molto potente. D'accordo? Per quanto riguarda, tra l'altro, il segno zodiacale abbinato al diavolo, abbiamo proprio due segni che abbiamo già menzionato, cioè lo scorpione, vi ricordavate, con il cavaliere di coppe, e il capricorno, vi ricordate, con appunto la ruota di fortuna, che sono due segni focosissimi, sia il capricorno che ovviamente anche lo scorpione. Quindi due segni che amano molto il contatto fisico, ne hanno proprio bisogno, anche se a volte il capricorno tende un po' a trincerarsi dietro comunque l'immagine di colui che attende pazientemente, ma in realtà il capricorno è comunque una brace che non smette mai di ardere. Quindi è un segno che sa essere molto passionale, ovviamente quando vuole, quando sceglie, in particolar modo. E poi ovviamente abbiamo il magico scorpione, che come passionalità ovviamente è al top. D'accordo? Le tempistiche, tra l'altro, del diavolo rientrano proprio tra le tempistiche che abbiamo fino ad ora citato, perché generalmente ci parla di eventi che accadranno entro 2-3 mesi. Quindi vi ripeto che in questo caso qui conoscerete la persona giusta, ragazzi, però potrebbe essere una persona impegnata, o voi potreste in qualche modo essere ancora appunto impegnate in una storia, probabilmente nella storia con questo re di bastoni, e di conseguenza inizialmente potrebbe essere appunto una storia nascosta, una storia clandestina. Vediamo un po'. In quest'ultima posizione abbiamo ovviamente la carta della papessa, che cerca di rimettere un po' di ordine in questo, diciamo, momento così fiammeggiante portato appunto dalla carta del diavolo. Quindi la papessa cercherà comunque di, d'accordo, dare comunque libero sfogo, libero spazio a quello che appunto è il desiderio, a quella che è la sua passione. Però la papessa poi deciderà comunque di decidere, di scegliere, perché la papessa ci parla di una riflessione molto attenta, molto cauta, che porterà comunque voi a decidere sul vostro futuro. La papessa ci parla ovviamente in quella posizione del futuro entro qualche giorno, ma anche qualche settimana, ma anche appunto diversi mesi, comunque appunto i mesi canonici di cui abbiamo parlato sino ad ora, quindi il periodo invernale, grosso modo i prossimi 3 mesi. Quindi come risposta finale della questione abbiamo la carta della papessa, che siete voi, perché proprio in tarologia, come vi ho appunto detto con la regina di coppe, anche per quanto riguarda le figure, diciamo, umane rappresentate negli arcani maggiori, ognuno di loro ha il proprio ruolo. La papessa rappresenta la consultante, l'imperatrice rappresenta l'altra donna. In questo caso che cosa significa? Che siete voi, ragazze, il reale perno del vostro futuro. È tutto nelle mani della papessa. Quindi è chiaro che la papessa si fermerà a riflettere, la papessa si fermerà saggiamente a decidere. La papessa ci parla di frutti, i frutti ci saranno, ovviamente al termine di un ciclo di maturazione degli eventi. Quindi dopo un percorso di trasformazione, che vi ripeto sarà turbolento per voi per i prossimi mesi, perché qui conoscerete innanzitutto tantissime persone e ci saranno situazioni anche ad alto rischio, oltre che ad alta tensione erotica, ma tutto questo rappresenterà comunque un ulteriore motivo di trasformazione per voi, perché voi comprenderete molti aspetti del vostro modo di essere, di vivere, di ciò che volete realmente.
E quindi la papessa porterà a pieno compimento e realizzazione tutti i vostri sogni e i vostri desideri, ma cercando però comunque sempre la via di un maggiore equilibrio. Quindi sicuramente, d'accordo, vivrete con grande passione, metterete da parte questa razionalità che può bloccarvi, vi darete quindi a nuove conoscenze, a nuovi rapporti, uno in particolar modo molto intenso, ma la papessa poi vorrà comunque costruire. E costruirà un rapporto di coppia sereno e costruttivo, perché rappresenta sicuramente o un matrimonio lungamente desiderato o comunque un rapporto effettivamente molto importante che obiettivamente nascerà da una grande passione. L'abbiamo detto con il cavaliere di coppe, con la ruota di fortuna, l'abbiamo detto con il diavolo. Ma poi diventerà un vero e proprio rapporto. Che cosa vi ho detto con il 7 di denari? Guardate che logica straordinaria questa stesa. È incredibile. Perché in effetti ve l'avevo detto che con il 7 di denari tutto ciò che voi andrete a vivere in questo momento più immediato, quindi nel futuro appunto più immediato, poi lascerà e darà i propri frutti anche in futuro. Quindi in un futuro più lontano, perciò tutto ciò che in questo momento vi farà sentire accese, cariche e che nascerà, magari vi ripeto, come una relazione extraconiugale, diventerà il vostro vero rapporto. Ecco perché la morte, ve l'ho detto. Qui c'è una chiusura, ma subito dopo c'è un'apertura. Quindi qui arriva, ragazzi, qualcosa di nuovo c'è ed è una bellissima storia. Che partirà sicuramente innanzitutto da molta sensualità e sessualità, ma che poi si trasformerà in un vero e proprio rapporto, un rapporto affettivo, sereno e costruttivo. Quindi sarà veramente la persona per voi, la persona giusta per voi. Voi avrete tutte le certezze che cerca la papessa. Voi vi fermerete di nuovo a pensare: cosa sto facendo? Ok, e questa è la persona giusta. Quindi, comunque, riuscirete ad ascoltare i messaggi che arrivano dal vostro inconscio, vi guarderete dentro e capirete. Capirete cosa volete, capirete cosa volete veramente e chi volete veramente. Tra l'altro, di nuovo, abbiamo il rimando a due segni di acqua e di terra, perché ovviamente la papessa è legata sicuramente al segno zodiacale del cancro, ovviamente, mio amato cancro, ma anche del toro. Quindi di nuovo abbiamo la compresenza. Guardate quanta continua compresenza di terra e acqua. Quindi molto probabilmente questa persona, che effettivamente sarà la persona per voi, avrà un tema natale ricchissimo di acqua e terra. Ripeto, un mix meraviglioso. Ed inoltre le tempistiche sono grosso modo da 1 a 3 mesi. Quindi vi ripeto, l'autunno sarà un momento caldo per voi. Quindi vi ripeto, l'inverno, contrariamente magari alle temperature, sarà un momento molto caldo per voi, perché ci sarà un cambiamento epocale nella vostra vita. La morte e il diavolo, tra gli arcani maggiori, rappresentano i cambiamenti veramente epocali di vita di una persona. Inoltre, la papessa ci parla anche dei mesi di maggio e giugno. Ecco perché è legato ovviamente al segno del toro e del cancro. Quindi, come vi dicevo appunto con il 7 di denari, tutto ciò che voi andrete a vivere in questi 3 mesi, ve l'avevo detto, potrebbe proseguire andando avanti appunto oltre la primavera e l'estate, quindi maggio-giugno. Di conseguenza, qui c'è sicuramente un rapporto di coppia che diventerà un rapporto vero. Vi sentirete amate, non ci saranno più segreti. Tutto ciò che finalmente voi andrete a vivere sarà tutto ciò che voi avete desiderato. Quindi sicuramente arriverete, vi ripeto, anche se non domani, chiaramente si sta parlando di diversi mesi, ma con la perseveranza voi arriverete ovviamente a tutto ciò che volete. Quindi ci sarà grande armonia, equilibrio, anche armonia psicofisica. Quindi potreste comunque sentirvi anche meglio da un punto di vista fisico, per quanto riguarda proprio la vostra salute. E quindi sarete sicuramente un momento di grande guarigione, di equilibrio, che vi farà veramente sentire molto bene. Ma tutto è nelle mani della papessa. Quindi
È la papessa che sceglie la sua strada, come tutti noi. Quindi voi sceglierete la vostra strada, ragazze. Sarà una strada meravigliosa. Con un inverno, contrariamente a quanto si possa immaginare, particolarmente turbolento, ma davvero assolutamente risolutivo. D'accordo? Di conseguenza, ragazze, mi raccomando, tenete duro, perseverate, come appunto ci insegna la papessa, i vostri frutti assolutamente arriveranno, avrete tutto ben chiaro, saprete cosa fare, sceglierete la persona e la storia giusta e finalmente questo passato così duro verrà completamente cancellato e ripartirete, come ci suggerisce la carta della morte, proprio da zero. Di conseguenza, come dico sempre appunto, buona fortuna e ovviamente a presto!